Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo lo shot staccato, il nuovo pompa musicale potenziato al 130 full perk. Fucile pesante, stereo portatile, fucile pesante automatico, perforante, con notevole capienza, impatto e cadenza di tiro. Infatti dalle sue statistiche notiamo già che ha una dimensione caricatore di 15 colpi e il costo munizione di 1, quindi non saranno 15 colpi fake, quindi saranno 15 colpi veri e propri, ogni colpo sparato consumerà una munizione. La perk finale, sempre parte di questo evento, se stordiamo o respingiamo un nemico con quest'arma, quel nemico e nemici vicino ballano per un breve tempo, non ha effetto sui nemici che hanno ballato da poco. Allora, come la percheremo quest'arma? Ovviamente andrò a mettergli due danni critici, un livello critico, per farlo bisognerà cambiare la prima perk in alto. È anche possibile metterci tre perk di danno normale e addirittura al posto di velocità di ricarica, impatto o stabilità. 7 assi, 30 di ossidata e 11 di raggio. Allora, proviamo subito questo pompa, spara veramente veloce come potete vedere. Mi piace un sacco anche il rumore che fa quando spariamo, devo ammetterlo. Ecco, probabilmente sì, il danno non è esagerato, sicuramente va visto con più calma, va provato sicuramente con un team, boostati eccetera eccetera. Ok, però come potete vedere mi trovo parecchio bene a utilizzarlo, divertente devo dire, molto molto divertente e non male, eh? Cioè comunque la forza, io mi baso sempre sul Pulsar 9000 che secondo me è imbattibile raga. Comunque come al solito proviamo un po' il pompa in modalità singola e dopo andremo a provarlo boostati da un team. Vi ricordo di lasciare solamente un commento con scritta la vostra opinione su questo pompa, vi piace innanzitutto? Devo dire che mi sto divertendo un sacco ad utilizzarlo io, eh. Ok, abbiamo lo smasher al 140, il solito frigorifero qua in mezzo. Non era quello che volevo fare, fa niente, sono riuscito a stopparlo lo stesso. Allora, ok, mi hanno buggato il mio campo lento, nel senso che non me lo fa più lanciare in avanti. Lo lancia esattamente sotto di me, mi dà parecchio fastidio sta cosa. Comunque, guardate, con il grido di guerra. Guarda quanto spara veloce sto pompa raga, è una figata. Troppo divertente. Troppo troppo divertente raga. Poi è vero che sul danno singolo non è fortissimo, ma è un pompa multiplo, un pompa automatico. Ricordatevi di questo, è differente rispetto agli altri pompa. E sicuramente prende uno slot e un utilizzo differente rispetto ad altri pompa. Tutto sommato poi anche la gittata di questo pompa non è che mi dispiaccia particolarmente, riesce ad arrivare abbastanza lontano confrontato a molti altri pompa. Ok, mi ero scordato del bug del campo lento. Ok, proprio rip campo lento. Fa niente, abbiamo un altro smasher fisico, aia da dietro. Ok, diciamo che non lo squagliate come al solito lo smasher, però è davvero forte, considerate che siamo in singola, lo smasher è di livello alto. Sì, ho una bella build, ma comunque è un pompa automatico. E vi dirò di più, non sono neanche richieste grandi capacità di mira con questo pompa, in quanto ogni cosa davanti a voi veramente prenderà danno. La gittata è abbastanza lunga, comunque spara 6 colpi insieme, che offrono un danno leggermente a dispersione, quindi non ad area. Quindi ogni nemico che ci verrà da davanti verrà trinciato da quest'arma. Ecco, vi sorgerà spontanea una domanda, ma quindi è meglio del Pulsar 9000? Beh, a parer mio, no, il Pulsar 9000 è qualcosa di fantastico. Sicuramente è un ottimo pompa, ma questo poi va anche in base ai vostri gusti. Ci sono persone che ovviamente non piacciono i pompa automatici, ci sono persone che invece li adorano. Dipende un po' anche dal vostro modo di giocare, come tutto del resto.
Ok, benissimo, raga. Adesso siamo boostati da un team. Zona sempre al 140. E vediamo un po' come si comporta questo pompa strabustato. Beh, devo dire che comunque la differenza, come al solito, si nota. Il pompa mi piace tantissimo. A me piace un sacco, raga. Non so che dirvi. Cioccolatino, raga. Assolutamente, proviamo a boostarci di più i danni. Ballano tutti, ballano sempre tutti. Questa funzionalità, c'è da dire che comunque non è buggata su queste armi, ammettiamolo, poteva essere buggato in qualsiasi modo. Dunque raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando, ci tengo molto a sapere la vostra opinione anche su questo pompa. Vi ricordo che come al solito per supportare il canale e il video vi basterà lasciare un like e se in caso voleste supportarmi come creatore, per farlo vi basterà inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. Comunque questo pompa a me piace un sacco, ma non ai livelli del Pulsar 9000, questo lo devo dire, ma è una mia opinione personale, ovviamente ha utilizzi differenti, ma neanche troppo. Io spero che il video vi sia piaciuto, noi ricordate che ci vediamo domani. Bella bella! I wish to stay.